Salve a tutti ragazzi, qui la vostra scarta appena finita, Napoli-Sampdoria. Il Napoli vince 2-1 e si gode il doppio perché per come si era messa la partita era davvero difficile portarsi la vittoria a casa, ma il Napoli ci è riuscito, si è portato 3 punti fondamentali, sia per come si era messa la partita sia per la classifica, per la zona alta della classifica. Questi 3 punti erano oro e ragazzi, il Napoli ci è riuscito contro una Sampdoria che aveva fatto un primo tempo perfetto sia in fase di difensiva che in fase di ripartenza e anche in fase realizzativa, ma poi il secondo tempo si è completamente ribaltata la situazione e di conseguenza si è ribaltata anche la partita e il risultato, e il Napoli è riuscito a vincere. C'è da dire, c'è da essere sinceri che il primo tempo, dopo il primo tempo la situazione era davvero allarmante. Io mi stavo ovviamente preoccupando tantissimo, preoccupando che questa partita potevamo addirittura perderla, al massimo pareggiarla, perché era quella classica partita che quest'anno abbiamo visto un bel po' di volte, ovvero l'abbiamo vista contro la Z, contro il Sassuolo, la squadra avversaria che si chiude e poi riparte con dei contropiedi terrificanti. Il Napoli che non riesce ad essere imprevedibile e preciso quando preciso sotto porta, e soprattutto che rischia di prendere seri contropiedi. Infatti il primo gol alla fine non è che era proprio un contropiede, però c'era un buco enorme e che Jankto ha preso il volo e ha fatto un gran bel gol. Però ragazzi, il secondo tempo, che è successo il secondo tempo? Che è successo? È entrato Irving Lozano! È entrato! Che ce l'ho pure a Fantacalcio! Ha preso 11 e mezzo! Ha preso 11 e mezzo! Ciuchi, ingravidami! Mettimi incinta! Ciuchi, io ti amo Ciuchi! Ma cosa sei quest'anno? Ma cosa sei quest'anno? Entra e inizia a dribblare, e inizia a fuggire. Poi segna... Ma la cosa più bella è stata addirittura l'assist ancora più bello del gol, l'assist tra l'altro a uno che pure è sempre entrato nel secondo tempo, ovvero Andrea Petagna, che è riuscito di nuovo a trovare il gol, bellissimo gol di testa da centravanti vero. E ragazzi, che dire, dopo il vantaggio il Napoli è riuscito a gestire la partita in un modo spettacolare, insomma... riusciva ad essere molto più fluido nel giro palla. Direi che questa partita l'ha vinta Gattuso, perché ha azzeccato ogni singola sostituzione, anche se però in quel caso non era difficile azzeccare le sostituzioni, perché i giocatori che avevano fatto schifo il primo tempo si sapevano già, infatti quelli sono stati tolti. Perché è stato tolto Fabian Ruiz, che insomma non è che aveva fatto schifo, però insomma non è che stava proprio in giornata. Politano infatti, Politano è stato tolto, perché infatti mi ha deluso parecchio, ed è stato tolto al 45esimo, e questa mi è piaciuta. Cioè, non come una punizione, ma proprio come segno che non te ne fottere. Se un giocatore sta giocando male e tu la partita la stai perdendo, non devi aspettare il 60esimo, perché Gattuso fa sempre i cambi al 60esimo. Subito li ha messi Lozano e Petagna, boom, inizio secondo tempo, subito li ha messi. E ha fatto bene, ragazzi, ha fatto bene. Era stato interrotto da una chiamata, quindi che cazzo stavo dicendo? Stavo dicendo che ha fatto bene a metterli dal 45esimo, Lozano e Petagna, che hanno cambiato una partita, soprattutto Lozano, ragazzi. Lozano l'ha spaccata proprio la partita, cioè proprio questa partita l'ha vinta lui, soprattutto perché alla fine, contro queste squadre bastarde che si chiudono in difesa, il gioco di squadra viene annullato, perché il Napoli sappiamo che è una squadra che non punta tanto sui singoli, no? Fa tantissimo gioco di squadra, passaggi, belle azioni e l'handball poi arriva in porta. Questa invece la devi puntare su una giocata, un'invenzione di un giocatore singolo, o un tiro dalla distanza, o un calcio piazzato, oppure come in questo caso... Il Irving Lozano che scatta, che fugge, è un motorino! Mamma mia, ma quanto mi fa godere! Gosto con la cosa assai, pure perché ce l'ho fatta calcio alla fine, quindi è il doppio godimento. Mamma mia Lozano, ma quest'anno, mamma mia! Questo vostro partito è dedicato a lui, ovviamente. Grande vittoria del Napoli, che poi comunque alla fine era pure meritata. Abbiamo iniziato a giocare molto meglio della Sampdoria, soprattutto il secondo tempo, e niente, 3 punti, si vola. Ma ragazzi, adesso
è il momento delle cose serie, perché mercoledì c'è la partita seria. Dobbiamo giocare contro l'Inter e da lì possiamo scoprire diverse cose. Inter e Lazio, se totalizzi almeno 4 punti, allora puoi parlare di scudetto, altrimenti no. Un saluto a tutti, dalla vostra Scarda.